Dunque, nell'estate del 1994 io e Roberto, un caro amico comune peraltro tra me e Carlo Picozza, decidiamo di andare in vacanza negli Stati Uniti. Quell'anno gli USA organizzavano i campionati mondiali di calcio, però sinceramente noi non eravamo minimamente organizzati per seguire anche solo un minuto di quelle partite. Succede però a un certo punto che la piccola Bulgaria ai quarti di finale elimina la grande Germania, conquistando quindi il diritto a disputare la semifinale contro l'Italia, che era quella poi di Arrigo Sacchi, commissario tecnico, e di Roberto Baggio. I giovani tifosi tedeschi, per un loro gravissimo limite culturale, non praticano la scaramanzia, quindi avevano comprato un pacchetto comprensivo del volo, dell'albergo e dello stadio, fin anche diciamo della finale che si sarebbe giocata a Pasadena. Quindi erano lì a New York sconfortati, distrutti dalla sconfitta della loro squadra, smaniosi di vendere i biglietti della semifinale che non intendevano seguire. Questi tifosi tedeschi si riversarono a Little Italy e trovarono tra gli altri me e Roberto pronti a comprare rocambolescamente questi ingressi. Al Giant Stadium di New York, che ospitò la partita, c'erano, ricordo, tantissimi tifosi italiani e soprattutto tanti italoamericani, e accanto a me c'era un signore originario di Portici, che è un centro, una cittadina del Vesuviano, il quale, quasi con le lacrime negli occhi, sapendo che noi eravamo napoletani, mi disse: per cortesia, Paesani, mi dici come è diventata Portici? E si guarda, hai presente la piazza principale, no? Ci sono i giardini, adesso il parco giochi, la pista ciclabile, le panchine, è meravigliosa, credimi. Questo nostro connazionale era raggiante per questa mia descrizione. Devo confessare oggi che non sono mai stato a Portici, ma non volevo deludere le aspettative di questa persona. Allora, la web cronaca, ma in generale direi il giornalismo per la rete, ha alcune coordinate chiave. Prima fra tutte direi la fatica, cioè mettersi ad esempio 2 ore davanti al computer per il pre-gara, il primo tempo, non poter andare neanche in bagno nell'intervallo perché bisogna commentare che cosa è avvenuto, riprendere immediatamente la narrazione per il secondo tempo e poi la descrizione della partita, il commento finale. Ecco, è un'esperienza emblematica di quanto internet possa essere estremamente faticoso e logorante. Più si è stanchi e più si rischia di sbagliare. Altra coordinata chiave è la versatilità. Più sono piccole o medie le realtà editoriali per le quali lavoriamo, più dobbiamo essere mentalmente disponibili a scrivere di qualsiasi cosa, alle 10 di economia, alle 12 di sport, alle 13 di cronaca nera, alle 16 di politica, e ovviamente più ampio è il raggio del nostro intervento, anche in questo caso maggiore il rischio di sbagliare, perché non possiamo essere onniscienti, no? Quindi saremo più affidabili sull'economia magari che non sulla cronaca rosa o la cronaca nera. Avete visto che qualsiasi tipo di giornalismo, ma in particolare quello sportivo, politico, economico, per gli spettacoli, ha un suo gergo. Mi pare che Alessandro lo abbia centrato, mentre invece, per esempio, la nostra amica, ricordami il tuo nome, Morena, ecco, nell'usare quell'espressione chirurgico si è posta un po' fuori, no, dal gergo abituale del giornalismo sportivo e del calcio. Evidentemente però nell'aderire a questo gergo dobbiamo comunque tenerci lontani dai luoghi comuni tipici del linguaggio in generale e dei sottogeneri del linguaggio e del giornalismo, perché se noi aderiamo ai luoghi comuni linguistici il nostro articolo sarà scontato, prevedibile, no? Scrivere la delicata operazione chirurgica è scontato, perché da che mondo è mondo queste benedette operazioni chirurgiche sono delicate, insomma. Quindi bisogna sempre cercare un po', secondo me, di svincolarsi dai luoghi comuni del linguaggio.
Bisogna tentare anche di personalizzare la propria narrazione, no? Questo collega che vedete, Sandro Piccinini, è un famoso telecronista di Mediaset, passato alla storia per quale espressione che ha ripetuto fino alla noia? Sciabolata non va, no? Ecco, vedete che però c'è un disegno dietro l'adozione di queste espressioni, cioè queste parole ci sono rimaste nella testa e contraddistinguono un po' la storia professionale di questo collega. Altre espressioni contraddistingueranno la storia di altri colleghi radiocronisti. L'altra cosa molto bella del giornalismo in internet è che è un po' come la plastilina, cioè un articolo o, se vogliamo ancora, una web cronaca, la puoi modellare in maniera continua. E mi piace molto, per esempio, la soluzione di questo collega che raccontava del successo del Palermo a Marassi contro il Genova, che vedete al momento di descrivere il gol mette in arancione i protagonisti di quell'azione e con parole assolutamente sintetiche descrive che ruolo hanno avuto in questo evento. Con questo è un paradigma suo che io raramente ho incrociato, ma è bello in internet poter adottare, sperimentare delle soluzioni. Poter tornare indietro se non ci piacciono, poter perfezionare costantemente il nostro lavoro. Ovviamente è molto importante anche l'uso iconografico, perché in rete la parola non è sola, non è dominante come sulla carta stampata, ma opera in combinazione con altri codici comunicativi, come per esempio l'immagine. Per fare un sito, per costruire un sito altamente professionale, con una grafica d'eccellenza ci vogliono poche centinaia di euro. E quindi chiunque può mettere in piedi un sito in apparenza competitivo. Noi per esempio di Repubblica IT o il Corriere o il Sole, vinciamo questa sfida se mettiamo in campo una maggiore forza nella costruzione complessiva del prodotto. Voi potreste dirmi, ma dove lo prendo il fermo immagine del gol di Torres? E io vi chiedo, dove lo prendete questo fermo immagine? Si può prendere su Twitter, chiaramente, ci può anche essere un problema di diritto d'autore, perché se quella immagine viene postata da un fotografo che vuole farla vedere via Twitter, nel prenderla noi potremmo compiere un abuso. C'è uno strumento più efficace per trovare fermo immagine? C'è assolutamente. Questo sito, molto spartano nella sua costruzione, lo trovate all'indirizzo photosky.it. Sky, gratuitamente, dopo una banalissima registrazione nella schermata che vi ho appena mostrato, vi permette di accedere a questa banca dati di immagini aggiornata ad ogni turno della Serie A quando titoliamo un articolo in internet. Perché quando si titola in internet si è un po' schiavi dell'algoritmo di Google e degli altri motori di ricerca, no? Cioè si fa un titolo non fantasioso, Marcello, ma un titolo razionale, Mastroianni è morto, nella convinzione che quelle parole, morto Mastroianni, siano le parole che le persone stiano cercando in Google. Quindi se noi vogliamo che il nostro articolo entri nel radar del motore di ricerca, dobbiamo inevitabilmente aderire alle parole che più spesso vengono cercate attraverso i motori di ricerca in riferimento a quell'evento. Per conoscere le parole che sono più ricercate, ci sono due strumenti fondamentalmente. Uno è Google Trends, preferibile consultarlo dopo essersi agganciati attraverso una mail Gmail, e vedete che ieri sera io ho chiesto a Google Trend se le parole Tajani e Berlusconiano fossero tra quelle utilizzate dalle persone in rete. Tajani perché, come sapete, è stato eletto ieri a che cosa? Antonio Tajani, a Presidente del Parlamento Europeo. Quindi Google mi dice, guarda, che nessuno le sta utilizzando. E dunque io ho un'indicazione certa che mi scoraggia a utilizzare queste espressioni. Sempre Google Trends mi dice invece che le ricerche vengono fatte utilizzando Tajani, Parlamento Europeo, e il suo
avversario nella corsa alla presidenza di questo organismo rappresentativo, che era Gianni Pittella, e quindi io non posso che andare su queste parole guidato, costretto in un certo senso da Google Trends. L'altra soluzione è andare semplicemente su Google, digitare per esempio Tajani, si apre quel menu a tendina che è un'altra maniera per accertarsi nelle ricerche ricorrenti che sono in corso in internet. Quindi, se noi volessimo fare un titolo su due righe relativo alla partita Italia-Bulgaria di cui abbiamo fatto la web cronaca, come dovrebbe essere questo titolo perché sia intercettato da Google? Come dovrebbe essere questo titolo? Primo rigo? Durante la partita. Alla fine della partita. Italia-Bulgaria, risultato finale 2-1, perché poi la Bulgaria segnerà nel secondo tempo. Poi, secondo rigo, andiamo, guardiamo verso il futuro, anche perché la quasi totalità dei tifosi sa che Roberto Baggio. Perfetto, gli azzurri in finale. Quindi vedete, Italia-Bulgaria 2-1, finale c'è il Brasile. Baggio porta, doppietta, può sembrare strano, ma c'è il rischio che Google non ci veda. Quindi purtroppo andiamo molto sulla essenzialità. L'attacco del pezzo, l'inizio del pezzo, il leader. Supponiamo che una giovane turista australiana venga violentata, purtroppo, un crimine terribile, imperdonabile, a mio parere, nel centro di Roma, in Piazza Lavona alle 23. Questo è il fatto che dobbiamo raccontare. Ovviamente il titolo contiene gli elementi essenziali della notizia, secondo quei criteri espositivi e razionali che vi ho descritto, dettati in un certo senso da Google Trends. L'attacco del pezzo non dovrebbe contenere gli stessi elementi, cioè se noi mettiamo esattamente le stesse cose, facciamo un effetto scopa, no? Una ridondanza informativa, c'è cioè una ripetizione tra titolo e attacco. Quindi dobbiamo cercare di variare un po'. Seguiamo il consiglio di Doris Day, utilizziamo l'attacco classico. Chi, che cosa, dove, perché, quando. Come si fa ad aderire ad un attacco classico evitando la ridondanza informativa? Come si fa a mettere in questo attacco espositivo, ordinato, qualcosa che non sia necessariamente nel nostro titolo così chiaro, così razionale, così enunciativo? Come si fa secondo voi? Da quale di questi elementi bisogna partire? Chi, che cosa, dove, perché, quando? Da quale di questi elementi partireste? Che cosa è la violenza? Chi la turista? Dove Piazza Navona? Quando alle 23? Da cosa partite? Io partirei dal dove? Piazza Navona, centro del centro di Roma. Si può essere violentati anche nel posto più sicuro al mondo, sicuro fino a ieri notte. No? Quindi, se partiamo dal chi, facciamo scopa col titolo, inevitabilmente, insomma. Ora, per evitare che l'attacco del pezzo dica già tutto, per evitare che il lettore, letto l'attacco, dica ho capito, vado via, bisogna oscurare un elemento dei cinque. No? Abbiamo il chi, il che cosa, il dove, il perché, il quando. Se io rispondo a tutte e cinque, il lettore dice: perfetto, ho capito che cosa è successo, non proseguo nella lettura. Io che scrivo sto perseguendo l'obiettivo esattamente opposto, voglio costringerlo a proseguire nella lettura. Quindi rispondo lì da quattro dei cinque elementi,
Uno lo tengo sospeso in evaso e lo utilizzo per ingenerare nel lettore la curiosità, l'urgenza di proseguire nella lettura. Quale elemento potrebbe essere funzionale a questo mio obiettivo? Perché? O cosa? Ditemi allora, come lo fareste questo attacco? Qualcosa già nel titolo. Cosa è già nel titolo? Cosa è già nel titolo? C'è bisogno di qualcosa che non sia nel titolo, in effetti. Come? Io dico che potremmo fare leva sempre sul dove, paradossalmente. Centro del centro di Roma, si può essere violentati anche nel posto più sicuro al mondo, sicuro fino a ieri notte. Ho detto quasi tutto, meno il luogo, no? La geolocalizzazione dell'evento. Uno legge e dice sì, centro del centro di Roma, ma il centro di Roma è grande quanto una media città italiana. Dove esattamente? Quindi paradossalmente il dove può essere funzionale a questa operazione di seduzione del lettore. Conferenza stampa, le auto ormai parcheggiano in seconda fila, in terza e se possibile anche in quarta, in centro e in periferia. Le cose non possono continuare così. È l'ora della tolleranza zero. È quanto ha sostenuto l'assessore al traffico Mario Rossi ieri in conferenza stampa, o oggi in conferenza stampa meglio, visto che siamo sul web. Questo attacco in sé corretto ha un difetto. Quale? La sua dichiarazione può essere lievemente lunga. Ma non è questo secondo me il suo principale difetto. Il principale difetto è nella barriera immaginaria che c'è tra le parole e l'attribuzione. Questo è un po' lo stile delle agenzie, se vogliamo. Quindi un attacco più dinamico di questo, che io ho classificato come statico, cosa fa? Rompe questa barriera. Come la rompe questa barriera? Qual è la parola più forte che il tolleranza zero? Quindi io leggo e colgo nel testo una opportunità, una carta da giocare, un elemento su cui fare leva e lo porto fuori. Le automobili o muove parcheggio in seconda fila, in terza e se possibile anche in quarta, in centro e in periferia, le cose non possono continuare così. L'assessore al traffico Mario Rossi annuncia l'ora della tolleranza zero contro la sosta selvaggia e anarchica. Si potrebbe mettere in alto tolleranza zero. Si potrebbe mettere anche in questo caso il dubbio che possa essere nel titolo, però certamente è l'elemento chiave, quindi scrivere vuol dire cogliere delle opportunità. Che carte posso giocare nell'attacco, nel proseguimento del pezzo? Tolleranza zero è la carta più forte che ho. Lida Austero, dopo l'invito a non votare Alberto Michelini, siamo nel... Quando scende in campo il Cavaliere? 94 sempre. Dicevo, dopo l'invito a non votare Alberto Michelini, candidato della Democrazia Cristiana, stavolta il Cavaliere la prende alla larga e si propone quale unico antidoto per fermare il processo di disaffezione verso la religione che ha investito l'Italia negli ultimi anni. Finisce così, con una seconda missiva ai parroci di Roma, la campagna elettorale del leader di Forza Italia. Qual è l'elemento su cui fare leva? Qual è la carta? Qual è l'opportunità che questo testo mi offre? La lettera dei parroci. Sì, proprio concretamente, quali le parole su cui fare leva? Seconda missiva. Seconda missiva, per scrivere che cosa? Quindi in un lead molto più brioso, molto più carino. Proporsi personalmente con. Dalla seconda lettera di Berlusconi ai parroci di Roma. Oh, voi potreste dirmi, ma scusami, noi siamo su internet, abbiamo detto che siamo stanchi, abbiamo detto che i tempi sono fulminanti, che comunque dobbiamo seguire la stella polare dell'essenzialità. Come faccio io a inventare un attacco del tipo dalla seconda lettera di Berlusconi ai parroci di Roma? Guardate, sono tutti alibi, cioè anche se sei stanco, anche se sei demotivato, anche se non hai tempo, puoi divertirti ancora, secondo me. Ho ripreso il concetto del manager per metà torinese e per metà napoletano dell'attacco dell'intervista e me lo sono giocato nel finale. È stata un'operazione non voluta, assolutamente istintiva. Ci insegna però che scrivere vuol dire a volte aderire a degli schemi collaudati che noi conosciamo e che siamo quindi in grado di reinterpretare all'occorrenza in maniera spontanea o in maniera più consapevole.
Allora, se vi fa piacere possiamo restare in contatto su Twitter, @AldoFontanarosa, e qui vedete c'è il mio tweet di ieri dedicato appunto al fatto che Sky sostanzialmente dice addio a Roma, e sui social, ma il discorso sarebbe lungo e complesso, ci si può un po' svincolare da quella titolazione razionale del web, no? Ci si può un po' liberare dal condizionamento di Google Trends. E vedete che ho fatto quindi questo titolo Sky, arrivederci Roma, perché? Perché gli elementi razionali vengono recuperati dal sito repubblica.it, vedete sotto la foto del manager, e perché l'entrare nel radar di Twitter è assolto da che cosa? È garantito da che cosa? Dall'hashtag, per cui tutte le persone che sono interessate al tema Sky nel giorno in cui vengono annunciati 200 esuberi e 300 trasferimenti mi trovano se io ho collocato correttamente la parola Sky con il simbolo hashtag di, tipico di Twitter. Grazie.